Linea calda, sono la dottoressa Robinson. Salve, dottoressa. Mi chiamo Joan e chiamo da Beverly Hills. Sono un po' nervosa. Ok, Joan, fa un bel respiro e dimmi pure. Riguarda mio marito. Siamo sposati da 13 anni. Magnifico. Il nostro è sempre stato un buon matrimonio. Certo, ti credo. Ma ultimamente sto pensando di avere una relazione. E lo chiami un buon matrimonio? Non lo so. Francamente, Joan, io ritengo che tu lo sappia. Sento che siamo come estranei. Sì, più precisa. Beh, lui non si confida mai con me. Non mi considera. Praticamente non facciamo più l'amore. Perciò vorresti fare l'amore con qualcun altro per consolarti, giusto? Amico, abbiamo parlato di mestruazioni due settimane fa. Sarebbe ripetitivo, gli ascoltatori si seccherebbero. Forse abbiamo qualcosa di buono sulla due. Un secondo. Pronto. Resta in linea. Manda in onda. Ho idea che lui non mi ami più. Si fa interessante. Direi che devi dargli un ultimatum. Come? Se lui tiene a questo rapporto, beh, allora dovrà crescere. Ma non accetta critiche. Questo è vero. E soprattutto non all'ora di punta sulla statale 405, sentendo che esponi a tutti e con ogni dettaglio la nostra vita privata. Ted! Devi essere uscita di testa, Joan. Hai superato ogni limite. Bene, il marito di Joan, Ted, si è collegato con noi. In che posso aiutarti? Non ho bisogno di aiuto, dottoressa Berkowitz, o come diavolo ti chiami. E nemmeno mia moglie ne ha bisogno. Ma che accidenti ti ha preso, Joan? Ti sei ubriacato? E con chi ne parlo? Devi parlarne con me. Sta a sentire, Ted. Credo che possa parlare con chi le pare. Giusto. Se mi tradisci, cocca, io ti ammazzo. Vorrei ricordarti che per il delitto d'onore non ci sono attenuanti. Va chiaro? Vacci tu! Sentite, un altro bip e interrompo la trasmissione. C'è stato un periodo in cui voi due eravate innamorati. Non lo so. Sì, certo, come no, innamorati. Ok, allora, questa sera sedetevi l'uno di fronte all'altra, guardatevi fisso negli occhi e ripensate a quel periodo. Ripensate all'amore che non vi siete più dati. Qui dottoressa Eva Robinson che chiude il programma Linea Calda. Studio, la trasmissione è finita, non accettiamo più chiamate. Certo, molto divertente, Philip. Stasera sono impegnata, porta tua moglie fuori a bere.